Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Parola del Signore. La festa di Pentecoste, come sappiamo, vuol dire 50, no? La parola Pentecoste, 50° giorno dopo Pasqua, è il culmine, diciamo in un certo senso il vertice di tutto l'itinerario di Gesù. Gesù muore, passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo, glorificazione. Ecco, la meta finale è il dono dello Spirito. Gesù risorto e asceso al cielo dona il suo Spirito alla sua comunità. Dona cioè Spirito, il Paraclito, una parola greca che vuol dire avvocato, difensore, di cui ci parla il Vangelo di oggi. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità, egli darà testimonianza di me. Lui vi guiderà a tutta la verità. Ci sono ancora tante cose che vi devo dire, dice Gesù, ma non siete in grado di capirle, ma lui, il Paraclito. Perché l'avvocato difensore, che noi spesso traduciamo anche il consolatore? Letteralmente Paraclito vuol dire chiamato accanto, advocatus in latino, l'avvocato, cioè colui che sta dalla tua parte e ti difende, che siede accanto a te, no? che è di fianco a te. Perché per la scrittura abbiamo bisogno di un avvocato difensore, anzi Gesù nel Vangelo sempre di Giovanni dice: io vi manderò un altro Paraclito, perché il primo è lui, il primo è Gesù, il primo nostro avvocato difensore. Abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che davanti a Dio parli a nostro favore, perché abbiamo un accusatore. Accusatore, Satana vuol dire proprio l'accusatore, dice l'Apocalisse, colui che accusava i nostri fratelli davanti a Dio giorno e notte. C'è qualcuno che ci accusa, che ricorda a Dio i nostri peccati, i nostri limiti, i nostri errori, che dice le nostre infedeltà. Abbiamo bisogno di qualcuno che invece dica la sua fedeltà, non la nostra, ma la sua fedeltà è Cristo, e che guarisca le nostre ferite e ci renda capaci di essere fedeli. Ed è il Paraclito ed è lo Spirito. Lo Spirito, sentite, vuol dire respiro. La parola Spirito vuol dire proprio vento, vuol dire respiro, il piccolo vento che è la vita. Quando Dio crea l'uomo, soffia il suo spirito, vi ricordate la scena della Genesi, fa un pupazzo con la terra, poi soffia il suo spirito e questo pupazzo prende vita. Abbiamo la, come dire, la comunicazione della vita stessa di Dio in noi, perché per la Bibbia la vita non è nel cuore che batte, la vita è qui, nella trachea, diremo noi, nel respiro. Abbiamo ricevuto il respiro di Dio, che non solo è la vita fisica, ma è la sua stessa vita. E adesso Gesù conferma questo dono, appunto ci dà la pienezza dello Spirito di Dio, perché? Perché anche noi possiamo portare quei frutti di cui ci parlava il Vangelo alcune domeniche fa, perché anche noi possiamo essere e vivere come Gesù. E la prima caratteristica di chi vive come Gesù è appunto di chi fa comunità, di chi sta unito agli altri, di chi crea fraternità. Lo Spirito oggi traduce in tutte le lingue l'annuncio del Vangelo, ricrea l'antibabele, ricrea la comunione tra gli uomini. Chi è guidato dallo Spirito è tessitore di unità nella famiglia, nell'ambiente dove vive, nella comunità cristiana, nella società.
è questo il primo segno del Paraclito, colui che non solo ci difende, ma ci unisce come Chiesa, come corpo vivo di Cristo, con tutti i nostri fratelli.